di pari passo, insieme, perché l'obiettivo è comune. L'obiettivo comune è quello di evitare il depotenziamento dell'azienda sanitaria, ma anzi pretendere un potenziamento dell'azienda sanitaria, perché di depotenziamento non se ne deve assolutamente parlare. Non se ne può, non se ne deve parlare se veramente si vuole pensare a un efficientamento dei costi. Immaginate voi che costi in più ci sarebbero per la sanità e per il sociale se non ci fosse più l'ambulatorio da Mantea, il poliambulatorio da Mantea. Sarebbe una scelta folle il poter proporre, il dover proporre un depotenziamento e quindi uno svilimento e uno sminuimento di quella che è l'importanza di questo presidio medico, l'unico presidio medico, come ha detto bene Enzo prima, che c'è nel territorio. Quello per cui siamo qui stasera e siamo tutti schierati dalla stessa parte a gridare ad alta voce, a gridare forte e chiaro quello che vogliamo, che questa struttura decolli, non che venga depauperata di quello che già c'è. E ha tutte le potenzialità per farlo. Quando il commissario Scura è venuto qui un giorno di luglio, si è presentato al pronto soccorso, non si è presentato, non lo conosceva nessuno, si è presentato al pronto soccorso per farsi cambiare la medicazione e solo dopo ha detto chi era. E da un colloquio che abbiamo avuto molto, molto informale alla fine, è rimasto positivamente colpito da quella che è la realtà del poliambulatorio. Una realtà che però, come concretamente diceva il dottore Viale prima, ha delle carenze strutturali, delle carenze organizzative, ma anche dei fiori all'occhiello. Uno dei fiori all'occhiello del poliambulatorio è il centro dialisi. È uno dei fiori all'occhiello, dei settori che funzionano di più, ma anche tanti altri. E noi sappiamo benissimo che togliere un laboratorio di analisi dove c'è un centro dialisi che funziona benissimo è un voler depotenziare anche quel centro dialisi, perché camminano di pari passo, non si possono scindere, non si possono scindere. Abbiamo la necessità di avere delle cure mediche pronte, appropriate, a portata di mano, perché noi dobbiamo spostarci anche se un bambino si taglia e si deve mettere un punto, dobbiamo prendere la macchina e portarlo in ospedale a Paolo, perché altrimenti non c'è la possibilità. È un malessere che viviamo sulla pelle non di politici, lo viviamo sulla pelle di cittadini, ma la cosa più che fa più male è che dobbiamo evitare che si diffonda questo sentore, questa percezione negativa, e che uno nemmeno ci prova ad andare all'ASL. Uno quando ha un problema, perché quando si ha un problema di malattia, l'unico pensiero che si ha è quello di cercare delle risposte immediate, perché il avere dei tempi di attesa lunghissimi non fa che aumentare quello che è l'angoscia e il disagio di non sapere di che cosa si affetti. Quindi la risposta deve essere il più tempestiva possibile. Quello di cui si ha bisogno è la prontezza della risposta, e siccome c'è nell'immaginario collettivo e in quella che è la mentalità purtroppo diffusa che se si va all'ASL ci sono liste di attese di mesi, si va dal privato direttamente, ma non tutti se lo possono permettere, non tutti se lo possono permettere. E quindi noi da classe politica dobbiamo non fare altro che prendere per mano, insieme a tutte le associazioni che hanno sentito il bisogno di mettersi insieme, e cercare di urlare per evitare che succeda questo e anzi invertire la tendenza, dare delle risposte concrete, dare la possibilità ai cittadini del comprensorio di poter sperare che se hanno un problema possono avere una risposta subito, subito, senza perdere la speranza, perché poi vengono da noi sindaci, ed è qui che c'è il nostro intervento, vengono da noi sindaci a chiedere un contributo, un aiuto, perché devono andare a Milano, devono andare a Verona, perché hanno un problema e non hanno risposte qui e devono andare via. E qui noi siamo coinvolti e purtroppo sempre meno abbiamo delle risposte e sempre meno abbiamo la possibilità di aiutarle, queste persone. E quindi oltre a tutto il carico di responsabilità materiale che c'è nell'amministrare un paese, subentra anche una responsabilità morale di non riuscire ad aiutare le persone.
Perché è facile puntare il dito, ergersi a paladino di giustizia e a colui il quale ha la risposta pronta a tutti i problemi e la soluzione a tutti i problemi. I problemi ci sono e purtroppo la burocrazia, lei mi insegnerà, molto spesso ci ferma, ci blocca e soprattutto ci rallenta. Questa sera ci sono i cittadini di Amantea e del comprensorio a chiedere risposte concrete per questo poliambulatorio, che non devono prendere proprio in considerazione un depotenziamento della struttura, ma bensì nell'ottica di un efficientamento dei costi e un efficientamento delle prestazioni, un potenziamento di questo poliambulatorio, con una radiologia più efficiente, una specialistica ambulatoriale più efficiente, più costante, in modo da evitare le lunghe liste d'attesa, un possibile, perché è possibile, evitare di togliere, di eliminare il laboratorio d'analisi, perché è importante. Noi siamo qui a chiedere questo, tutti insieme, la parte politica e la parte sociale. Penso che sia un passaggio importante. Noi faremo un consiglio comunale lunedì 26, al quale naturalmente siete tutti invitati, dove potremo essere uno dei primi comuni a portare la discussione questo documento che avete fatto, proprio per dare il segno tangibile che non c'è una diversità e una disparità di vedute oppure una diversità di obiettivi. L'obiettivo è comune. Voi dalla vostra parte a livello associativo, noi dalla parte politica. Possiamo prendere questo documento, farlo nostro, e siccome noi abbiamo intenzione di fare un consiglio comunale aperto ai sindaci, potremmo integrarlo con quelli che sono gli apporti che vengono dai sindaci del comprensorio. Gli apporti concreti, perché se io ho percezione di problemi che riguardano i miei cittadini, magari il sindaco di Aiello, il sindaco di Lago, il sindaco di Cleto, ognuno avrà le proprie necessità, quindi potremo integrare questo documento, farlo nostro, approvarlo in consiglio comunale e dare veramente un segno meraviglioso, credo io, di collegialità, di unione, di voler andare verso un'unica direzione tutti insieme, tutti compatti, nel tentativo di tutelare quello che è l'esigenza primaria di una popolazione, che è quella della salute, perché i soldi passano, passa tutto, ma se in una famiglia non c'è la salute si perde tutta la serenità. E quindi grazie.